Mentre gli olandesi invece in questa partita, con una Bulgaria che sicuramente è più ostica rispetto agli olandesi, con due opportunità e un cambio molto importante che Fernando De Giorgi ha dato con l'inserimento di Gardini, che ha dato una solidità come posizionamento, certo, in posto 4, piano piano sono cambiati gli atteggiamenti, piano piano tre muri, uno più bello dell'altro, difesa e contrattacco, e poi è arrivato anche Sala con i suoi attacchi dei 9 metri. Festeggia la nazionale, noi però abbiamo vinto il torneo, ce ne andiamo in pubblicità, torniamo con i protagonisti tra pochissimo. Torniamo in diretta, insomma, l'Italia alla fine in questo rush finale, qui insomma un pezzo di storia della pallavolo italiana insieme a Andrea Lucchetta, questa era la generazione di Fenone, ma questi sono i nuovi ragazzi. Devo dire, la prestazione soprattutto nel finale è stata fantastica, Lorenzo Cortesi ha fatto una partita impressionante, questo ti fa capire quanta voglia hai di riconquistarti quel posto che avevi all'Europeo, perché tu l'hai vinto l'Europeo. Sicuramente è sempre un onore giocare con la nazionale, quindi l'importante è dare sempre il 100%. La squadra ha fatto una bellissima gara, una bellissima reazione, e giocare queste partite punto a punto ci fa molto bene, soprattutto adesso che siamo un gruppo, diciamo, un po' rimaneggiato, mancano alcuni giocatori, ci sono ovviamente alcune colonne importanti come Juri, Balaso, insomma, quindi comunque abbiamo fatto una gran gara. Una grande gara, però ecco, tu voglio che racconti un po' questa nazionale, perché tu fai parte già da parecchio, insomma, del periodo quello d'oro di questa nazionale, perché da voi c'è tanta voglia di conquistarsi il posto, però poi alla fine siete pure tanto amici, ragazzi, avete giocato insieme nelle giovanili, giocate nelle squadre in Superlega, cioè raccontaci un po', in poche parole, questa nazionale. Ma certo, è un percorso, siamo una nazionale secondo me di altissimo livello, abbiamo tanti giovani che possono fare bene, e questa è la nostra forza, il gruppo, avere tanti giocatori che possono giocarsi il posto fino alla fine, la competizione sana, che comunque fa sempre bene a una nazionale, avere un roster così ampio è tanta roba. Nella casa del Volley Azzurro qui a Cavalese si parte sempre da qui, no? Non voglio dire porta bene, perché ormai sono tanti anni che comunque si sta qui a Cavalese, andrete avanti con la VNL, un primo gruppo, poi insomma dovete lavorare tanto, perché quest'anno ci sono gli Europei in Italia e poi le Olimpiadi. Quest'estate è molto lunga, sarà un'estate intensa, infatti è un bene che siamo tanti, perché ci sarà bisogno, penso, di tutti, c'è chi dovrà riposare un po' di più e noi, diciamo, dovremo farci trovare pronti sempre. Perché Andrea, questa è la nostra forza. Andrea, si è fatto trovare pronto, prontissimo direi, nel muro di lettura in parte centrale. Quando Fernando De Giorgi ha cambiato Gardini, che sono cambiati i riferimenti e sono arrivati dei muri molto importanti. Il cambiamento che hai sentito, è ovviamente migliorato? Hai parlato con lui? Vi siete concordati immediatamente? Sì, abbiamo provato a fare delle scelte, visto che il loro posto sta andando molto bene. E abbiamo provato a andare dietro con la palla buona, Gardo è uno che di muro magari di famiglia lo so fare, si è fermato bene, è cambiato anche questo, insomma, a volte il centrale mura, ma grazie al laterale. Assolutamente sì, è sistemato bene la fase di muro con Porro, poi che si è preso anche quella bel muro in parallela. Siete cresciuti tutti, avete fatto quello che Fefe aveva chiesto nel terzo set contro l'Olanda. Detto fatto. Esatto. Con la Bulgaria, che sono più difficili. Certo, insomma. È stata importante la reazione, infatti. È stato molto bello vincere così. Sì, direi proprio di sì. Ti sei anche divertito a mettere giù degli ottimi primi tempi, anche perché sei un centrale di muro, però d'anticipo bravo, perché leggi bene dall'altra parte e c'ha tanta fiducia anche Porro, e quindi una bella partita. Poi muri dolomitici, visto che siamo qui nel patrimonio dell'UNESCO, per cui Fefe, stiamo aspettando Fefe. Allora adesso, Lorenzo, in bocca al lupo per il vostro lavoro, per il tuo lavoro. Fefe, velocemente, che siamo in chiusura, perché da grande Fefe dobbiamo chiudere. Abbiamo chiuso perfettamente Fefe, l'ultimo allora, set. Bravo Fefe, bravo. Bravo, perché le tue parole, come al solito, le tue parole, come da lì si applica tutto. Insomma, hai detto, dice quella battuta di Asparova, quella non è quella che dovete guardare, perché quella è imprendibile, guardate il resto. Oggi è stato un match tosto. E infatti i ragazzi un po', insomma, ho cercato di dire apprezziamo che riusciamo a fare una partita nella quale c'è una squadra che comunque con alcuni fondamentali riesce a metterci in difficoltà, noi insomma qualcosa che non gira perfetto, è normale che ci sia, ci sta. E quindi è servita, mi è piaciuto chiaramente il finale, nel senso la reazione è stata bellissima, la reazione è stata importante e dobbiamo cogliere queste cose, no? Come ieri nel terzo set non siamo stati, certo, capaci di farlo, oggi invece con l'aiuto di anche chi è entrato, perché poi alla fine anche per un pallone
gironi, Sala in battuta, sì, insomma, sì, hanno dato quell'ace di Sala, spinta, è stato fondamentale. Esatto. Anche Davide Gardini, quando è entrato, anche ha dato Davide solidità nel posizionamento del posto 4. Sì, non sì, è un sì, caso che anche poi Cortesia abbia messo due muri come molto no, importanti. No, no, dai, abbiamo cercato di utilizzare tutte le forze per recuperare io, piano piano. Io dico, godiamoci bene questa VNL dove ci saranno tanti giocatori che gireranno, sì, perché poi le scelte dove fai tu 14 giocatori è sempre molto dura, no? Sì, credo che questo comunque torneo di VNL, insomma, di questi ragazzi a turno un pochino ci saranno tutti, certo, nel senso che comunque è un torneo che lungo, serve, no, per che fare serve, esperienza, sì. Quindi adesso con questo gruppo andremo a fare la prima settimana che è molto impegnativa, come hai visto, come squadre, e poi dalla seconda rientreranno alcuni giocatori, insomma, diciamo che questo è un gruppo che alla fine tutti quanti faranno almeno una settimana. Ricordiamo poi, l'abbiamo detto, che poi questa VNL, al di là delle qualificazioni olimpiche che ci saranno, vale anche per il ranking, quindi insomma non è una cosa qualsiasi. No, a parte che si serve per crescere, migliorare, e ogni partita la devi giocare per cercare di vincerla, quindi il ranking poi sappiamo, insomma, che è una cosa importante, soprattutto come strutturato, nel senso che più in alto stai peggio è, a quanto sembra, vorrei in chiudere, che quando perdi una partita ti tolgono un sacco di punti, ma credo che siano state due amichevoli importanti in crescendo come difficoltà, adesso ci vittorie, prepariamo e due vittorie. Poi vincere un torneo internazionale in casa, insomma, è il primo della stagione, bene, sì, considerato, parte bene, insomma, ci sono diversi esordienti, sì, proprio di, sì, maglia, sì, azzurra, sì, quindi anche questo è un piacere vedere che comunque questi ragazzi erano anche molto emozionati di indossare, certo, per la prima volta l'esordio maglia, in maglia, sì, azzurra, sì, è sempre, sì, molto, sì, bello. Noi ti salutiamo così. Saluta Milanchi, se lo vedi. Sì, se lo vedo, te lo saluto. In bocca al lupo. Potresti venire domani, scusami, dove? Allo Stadio dei Marmi, alle Volle Setrai. Sono 3200 bambini che ti aspettano dalla mattina alle 8 fino alla sera. Noi ti aspettiamo, Ferdinando. Noi, guarda, no, magari. Ci vado io, ci vado io, tranquillo, ci vado io. Che riesci a dominarli 3200. Io domani ci ho pesi con i ragazzi. E quindi, come premio, poi un po' di libertà. Un saluto a Maurizio Colantoni, un saluto a Fede Giorgi. Andrà la Lucchetta. Italia vince nella casa del volley azzurro il test match, prima contro l'Olanda e poi contro la Bulgaria. Super Spike, no, ci ha tagliato. Super Spike.